Lei è femmina dalla testa ai piedi, sparge intorno a sé un profumo di sensualità, brividi da notti di passione. Un matrimonio fallito velocemente, per un altro amore divorato ancora più in fretta, per cominciare subito dopo un'altra storia che dura 3 anni. Incostante, infedele, appassionata amante, crudele mantide che abbandona esauste le vittime del suo fascino. Questa è Dalida, Yolanda Cristina Gigliotti, nata alle porte del Cairo da genitori di origine calabrese. A 17 anni è Miss Egitto e nel 54 si trasferisce a Parigi per tentare la carriera di attrice. Brucia le tappe e agli inizi degli anni 60 è già una vedetta internazionale. Si afferma sia come attrice che come cantante. Mi sono innamorato di te. Luigi Tenco è un cantatore italiano. Dopo un'infanzia non proprio felice, è nato da una relazione extraconiugale della madre, dopo un percorso scolastico inquieto, si trasferisce a Milano e inizia a lavorare con... È introverso. Un velo di tristezza è il suo abbigliamento preferito, però comincia ad affermarsi come raffinato autore. E nel 1961 esce il suo primo 45 giri, inciso come solista. Dalida e Tenco si incontrano a Roma nel 1966. Lei ha 33 anni, lui 28. La cantante sul piano sentimentale ha già seminato e raccolto più volte. Di Luigi non si conoscono storie. Di sicuro non è un fulmine a ciel sereno, perché Luigi è più un temperamento ombroso, mal disposto verso lo star system. Lei è una divina, una stella nel firmamento della notorietà. Due personalità complesse, forti all'apparenza, fragili nell'intimo. Lui cerebrale, lei istinto allo stato puro. Lui schivo, riservato, lei regina di una platea che subisce il suo fascino intrigante. Chi divora l'altro? Chi dei due lascia esausto l'altro dopo l'estasi della passione? Il palco di Sanremo diventa testimone di questo amore.